al termine delle pagine evangeliche sulle profezie, sulle guerre future, sulle sventure, sui dolori, è quasi a suggello, a compimento, come se Gesù fosse voluto arrivare fin qui, al momento finale, che poi è quello che gli interessa, piuttosto che il racconto dei dolori della storia che tutti abbiamo sugli occhi, è quello che dice. Quando cominceranno ad accadere queste cose, cioè quando vedrete il figlio dell'uomo venire su una nube, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ecco, questa liberazione che è vicina non è solo la liberazione alla fine dei tempi, ma deve essere, ed è una liberazione che deve avere a che fare con la nostra vita di tutti i giorni. Ci deve essere un momento di liberazione in ogni giornata, ci deve essere un momento di liberazione in ogni mese, in ogni momento, a ogni svolta della vita deve esserci un momento di liberazione, un momento in cui alziamo il capo e ci ricordiamo che secondo il Vangelo che leggiamo, Dio ci ama, secondo questa forza che abbiamo dentro, che ritorna come un fiore che viene tagliato e ricresce continuamente, perché non facciamo altro che tagliarlo, ma ricresce dentro di noi, l'idea che Dio ci ama, nonostante tutto. E che la liberazione è vicina, è sempre vicina. Dio è sempre pronto a liberarci. Da che cosa? Forse da noi stessi, forse dalla nostra visione del mondo, forse da un orizzonte limitato. Ma questa liberazione è vicina, questa liberazione è a portata di mano. Il regno di Dio è sempre vicino, è prossimo. Vuol dire che una svolta nella vita è sempre possibile. E ce ne servono tante di svolte, continue. E ultimo chiude, dice che tutto passerà ma non le sue parole. E quali sono le sue parole? Le sue parole sono parole di amore per noi, di amore incondizionato. Non è un Dio del mercato, un Dio di compromessi, è un Dio che dice prima di ogni cosa: ti amo, ti voglio bene, figlio mio. Ti voglio bene. Queste sono le parole che non passeranno. Almeno così dice il Vangelo.